mister, cosa bisogna registrare? Bisogna da registrare il fatto che non puoi regalare quello che abbiamo regalato il primo tempo. Questo è evidente, cioè sono arrivati a far gol con troppa facilità, con enorme facilità, e questo non può succedere nel nostro cammino, nel nostro campionato. Per quello che vogliamo andare a fare non possiamo, dobbiamo lavorare su questa cosa qua, perché è inutile fare la partita, questo deve essere chiaro, non è una richiesta, cioè fare la partita è il nostro modo, spero, di giocare da qua alla fine, ma non è assolutamente sufficiente se non sei tosto in fase difensiva, se regali serve a poco, perché non possiamo essere soddisfatti di aver fatto la partita, cioè ci interessa ben poco fare la partita, deve essere un mezzo per, questo deve essere chiaro, ma insomma i ragazzi lo sanno, poi sono tempo ci abbiamo messo dentro tanto, ma anche prima abbiamo avuto le nostre occasioni, il problema è che se tutte le volte che ripartano diventano occasioni da gol, diventa complicato, quindi lavorare molto. È una questione, diciamo, di calo di tensione del momento, perché nel senso che vinci ovviamente fai un po' la differenza sui dettagli, oppure ma non credo, perché la squadra non mi ha dato nessun segnale in settimana di avere dei cali di tensione, ma la squadra, la partita è preparata bene, ha fatto una buona settimana, solo che poi, ripeto, abbiamo concesso, ma non è tanto il concedere, perché in una partita di calcio si concedono le occasioni, ci mancherebbe altro, non è che puoi giocare a una porta senza che gli altri tirino, ma troppo facile, cioè è stato fatto gol facili, cioè, c'è tanto demerito nostro, poi sicuramente la bravura loro di calciare in porta, ma c'è sotto tanto demerito nostro, secondo me loro, pur essendo molto bassi, hanno fatto una fase difensiva da Serie C e noi invece abbiamo fatto fatica a fare quello. Poi la fase di possesso, che vuoi che dica? Sono contento, sì, nel senso che comunque palloni in aria ne abbiamo messi, abbiamo prodotto, abbiamo tenuto la palla, non è sufficiente, non è sufficiente. Più un problema di filtro centrocampo, più un problema di difesa, che è stato. Abbiamo fatto errori, sai, i gol li prende la squadra, come quando li fa la squadra, i gol li prende la squadra. C'è stato molto ovviamente un problema generale, sicuramente dovremo lavorare su questa cosa qua, dobbiamo rivedere le immagini, soprattutto io e il mio staff, e trovare soluzioni. E questo è vero anche che il secondo tempo è successo, mi sembra, una volta e poi mai più, e questo ti dirò la verità, una volta mi può stare anche bene, perché comunque se vuoi fare la partita ci sta che ogni tanto uno sbaglia e prendi un contropiede, però devi prendere un contropiede in un tempo, non tutti quelli che abbiamo preso il primo tempo, e soprattutto non può essere poi così semplice andare a tirare fuori. Grazie, bene, sono di là del gol, ha dimostrato qua la qualità, l'aveva fatto anche contro l'Alessandria in pochi minuti, può essere un giocatore che può partire titolare, immagino che Assolutamente, Dorazio è un giocatore forte, lo sappiamo, oggi è entrato benissimo, ci ha dato tanto, ma ti dico, ma la prestazione in fase offensiva, tutti i ragazzi ci hanno messo quello che ci hanno provato fino in fondo. Io sotto questo punto di vista non sono scontento dell'atteggiamento nel voler andare a recuperare la partita, è che non puoi metterti la partita così in salita, perché poi diventa complicato con una squadra soprattutto che fa una fase difensiva solida, sa lavorare così, questo, sì. Cioè, praticamente gli abbiamo fatto fare la partita che volevano, e questo era da evitare. E poi un po' anche un po' il contrario rispetto all'Alessandria, perché l'Alessandria ti è molto piaciuta, no? Quasi, è un altro tipo Sì, di partita, è chiaro. un altro tipo di partita, era completamente un altro tipo di partita, perché comunque loro poi sono ripartiti con tanti uomini, con coraggio, tutto quello che vogliamo. Però il secondo gol che è un fallo laterale, cioè noi non possiamo, su un fallo laterale prende gol, su un fallo laterale a tre quarti campo, quindi lì significa c'è qualcosa che bisogna migliorare, e va fatto in fretta, perché poi il campionato è partito e noi dobbiamo farci trovare pronti.